Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati. Io mi scuso, ma come sapete ho varie incombenze che sono, ahimè, su chi vi parla. Tra queste c'è una riunione assai importante e delicata che però ho dovuto interrompere, guai se non fosse stato così, per portarvi il mio saluto. Quindi mi scuso per il tempo che avrei voluto dedicarvi e che invece mi è sottratto da questi altri impegni. Vedete, tanto saluto, ringrazio la signora Michelina Grillo, che è la Presidente della Fondazione del Primo Giovanni Grillo, ringrazio la dottoressa Maria Costanza Cipullo del Ministero dell'Istruzione, il generale, che rivedo con piacere, Alberto Biavati, Roberto Natale, che è direttore di RAI per la sostenibilità, e Giuseppe Giannotti, che è vice direttore di RAI Cultura. Allora, ragazzi, intanto bravi, perché essere arrivati qui significa che ognuno di voi, le vostre classi, grazie anche ai vostri insegnanti che vanno ringraziati per questo, hanno saputo trasmettervi il senso di una vita. Il senso di una vita è il senso di un esempio, che è quello di Giovanni Grillo, che voi conoscete per aver studiato e approfondito chi era e cosa ha fatto. Ricordate, Giovanni Grillo appartiene a quella schiera, vi è stato detto, di internati militari italiani, 800.000 persone, 650.000 militari. Pensate a una grande città, pensate a una metropoli, pensate all'insieme delle città dove abitate, tutte insieme 650.000 persone che vengono prese, rubate alla loro vita quotidiana e portate, perché non giurano fedeltà a Hitler e al nazifascismo, vengono trattati nella maniera peggiore, senza neanche riconoscere lo status della Convenzione di Vienna, di Ginevra. Sono umiliati, sono vessati, sono uccisi, vengono uccisi senza processo, non c'è processo, perché non si può processare la dignità. Non c'è processo perché non si può processare l'attaccamento a un giuramento di fedeltà alla patria. Ed è patria una parola che va usata con rispetto. Va rispettata con rispetto. Vedete, nella nostra Costituzione la parola patria c'è soltanto due volte, articolo 52 e articolo 59. Il 59 dice che c'è il sacro dovere di difendere la patria. E non a caso si accosta il termine sacro e patria, perché un giuramento di fedeltà è la massima espressione a cui un uomo viene chiamato, il giuramento di sacralità alla patria. La patria ritorna nell'articolo 59, laddove si riconosce il diritto del Presidente della Repubblica di nominare per altissimi meriti, si usa il superlativo assoluto, le personalità che hanno reso lustro ancora una volta alla patria. C'è un'altra parola che dovrebbe trovarsi moltissime volte nella Costituzione e che noi troviamo solo due volte insieme a patria, ed è Italia. L'Italia noi la troviamo nel primo articolo. L'Italia, chi siamo? È una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E lo ritroviamo nell'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, eccetera. Se i padri costituenti che venivano dalla tragedia inseriscono queste due parole soltanto due volte per sottolinearne la sacralità, Giovanni Grillo, che muore quando io nasco nel 1968, muore per le conseguenze di quelle ferite che non si rimarginano mai, di quelle cicatrici che non si rimarginano mai, come sa la figlia, la signora Michelina, e perché ha dato alla patria e all'Italia quello che in maniera eccelsa ognuno di noi dovrebbe dare, l'esempio. L'esempio quotidiano nell'essere retti rispetto a una missione civica e civile che ognuno di noi ha, ognuno di voi ha. A Padova esiste un museo degli internati militari, se ne conosce poco o nulla l'esistenza. All'interno di quel museo c'è un tempio, peraltro gli internati italiani sapete essere stati insigniti nel 97 della medaglia d'oro al valor militare. C'è questo tempio dedicato all'internato ignoto, un po' come la tomba del milite ignoto qui all'altare della patria, dove ci sono le spoglie di un caduto della prima guerra mondiale che tutti noi identifichiamo come esempio
per tutte le generazioni del futuro e quelle presenti. Esiste un tempio dell'internato italiano a Padova. Cosa significa? Significa che in quella tomba, in quel tempio, c'è la storia e c'è il presente di ognuno di noi. Significa che quel tempio ci racconta come grazie a quell'internato, non a caso ignoto, perché non deve avere un'identità, perché l'identità dell'internato ignoto, al pari del milite ignoto, la diamo noi. La dà ognuno di noi che grazie al milite ignoto, grazie all'internato ignoto, oggi può essere nella sala della regina della Camera dei Deputati a parlare di libertà e democrazia, e lo fa a ridosso del 27 gennaio, giornata della memoria, dedicata alle milioni di persone alle quali venne rubata prima della vita la dignità, che insieme agli internati italiani costituiscono la roccia, le fondamenta salde e vere di una democrazia. Complimenti a ognuno di voi e grazie per essere qui. Grazie. Do lettura del messaggio del Ministro della Difesa. Gentile Presidente Grillo, la ringrazio per avermi dato l'occasione di rivolgere un pensiero dedicato alla memoria, non solo come ricordo del passato, ma come prezioso bene comune della nostra nazione. La memoria collettiva è il tessuto che unisce le diverse generazioni, infondendo un senso di identità e appartenenza che trascende il tempo. La storia degli internati militari italiani è un promemoria cruciale della necessità di difendere i diritti umani e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dalle circostanze politiche e storiche. E la memoria collettiva è un simbolo che ci unisce tutti, non solo la difesa come membri di un reparto militare, ma come cittadini e custodi dei valori che permeano la nostra società. Rappresenta valori che rimangono, che si tramandano, che non ci abbandonano mai. Nel nostro cammino verso il futuro dobbiamo riconoscere l'importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio immateriale. La memoria non è semplicemente un ritorno al passato, ma una bussola che guida le nostre azioni presenti e future, illuminando i sentieri della giustizia, della pace e dell'innovazione. Un rinnovato impegno sociale verso la memoria implica la responsabilità di tramandare le lezioni apprese, le storie vissute e i valori fondanti della nostra nazione alle nuove generazioni. Questo non solo garantisce la continuità della nostra identità collettiva, ma promuove anche un dialogo intergenerazionale che arricchisce e rafforza il tessuto sociale. Infine, in un'epoca segnata da sfide globali e cambiamenti rapidi, la memoria ci offre un solido punto di riferimento. Essa ci ricorda che siamo, da dove veniamo e soprattutto verso quale direzione vogliamo andare come paese, come cittadini e come custodi di questa eredità. Rinnovo il mio ringraziamento anche per l'opportunità che lei e la Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, avete dato agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche secondarie con questo importante concorso nazionale giunto alla sua nona edizione. Onorevole Guido Crosetto. Un caldo benvenuto a tutti, sono Michelina Grillo, Presidente della Fondazione Premio Giovanni Grillo. Grazie al Vicepresidente della Camera, Onorevole Giorgio Mulet. Grazie per le belle parole che ci ha detto e che ci incoraggiano ad andare avanti. Esistono momenti in cui le parole non bastano a descrivere ciò che si prova a essere qui. E non lo dico solo per voi, cari ragazzi e cari docenti, per molti dei quali è la prima volta a Montecitorio. Lo dico per me, che so di essere in un luogo sacro, nella sede fisica e reale della nostra democrazia.
nel palazzo in cui la Costituzione dell'Italia Repubblicana prende vita, si innerva, traduce fisicamente quelle meravigliose parole dell'articolo 1 che costituiscono, insieme alla parola libertà, la pietra angolare della nostra nazione. La sovranità appartiene al popolo, cioè a tutti noi, attraverso forme e limiti che la stessa Costituzione definisce in regola. Dichiarare che la sovranità appartiene a ciascuno di noi significa darci delle grandi responsabilità. Quando si compiono i 18 anni, si è chiamati a concorrere alla vita del Paese attraverso il voto. E se pensate solo per un attimo al voto dell'Italia prima del 1946, quando le elezioni erano una farsa e le donne ne erano escluse, allora capirete subito quale straordinario strumento ci è stato dato per conferire ai deputati e ai senatori il compito altissimo di rappresentarci e di operare a nostro nome. Non so se la nostra sia la Costituzione più bella del mondo e francamente la cosa non riguarda le mie competenze specifiche. So però che la nostra Costituzione carta fondamentale ha avuto padri e madri eccezionali che hanno saputo traghettare l'Italia dalle macerie di una tragedia immane, dalle cerazioni profonde e dal buio della dittatura alla dignità di una nazione libera. E questo mi basta per amarla, la nostra Costituzione, e per considerarla come la vera stella polare del nostro cammino. Quindi grazie a voi che siete qui a condividere la mia emozione. E un grazie dal cuore naturalmente al Presidente della Camera Lorenzo Fontana che ci ha concesso l'onore di essere ospitati in questa sala della Regina per la cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio Giovanni Grillo. Saluto cordialmente e ringrazio per la presenza i relatori che mi seguiranno, la professoressa Maria Costanza Cipullo in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il generale di squadra aerea Alberto Biavati in rappresentanza dell'Aeronautica Militare, il dottor Roberto Natale, direttore di RAI per la sostenibilità, il dottor Giuseppe Giannotti, vice direttore storia anniversari RAI Cultura. Un sentito ringraziamento al direttore della testata regionale RAI, dottor Alessandro Casarin, al dottor Luigi Colantoni, direttore della comunicazione RAI e a tutti gli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale che con la sua mole di materiali storici, immagini e voci è un insostituibile ausilio alla memoria collettiva, tanto più prezioso quanto più lontani nel tempo diventano gli eventi. Un grazie sentito allo staff della consigliera capo dottoressa Valerio Gigliello della Camera dei Deputati per la grande attenzione riservata a questa cerimonia. Saluto con affetto tutti voi, cari ragazzi docenti, che avete saputo riproporre in chiave attuale il valore e il sacrificio di chi ci ha preceduto. Nell'anima di ogni popolo risiede un tesoro inestimabile che fa luce sul passato, rischiara il presente e indica il futuro. Questo tesoro si chiama memoria. La memoria, immaginatela con la M maiuscola, non è solo il catalogo degli avvenimenti che hanno scandito il nostro cammino storico, e anche questo naturalmente, ma il concorso cui avete partecipato e così brillantemente vinto vi ha dimostrato che la memoria è quella forza invisibile che ci avvolge, che definisce la nostra identità e modella il nostro carattere. Un popolo senza memoria non è un popolo consapevole. Noi impariamo dal passato, selezioniamo, valutiamo, come avete fatto voi, che probabilmente non avevate mai sentito parlare degli internati militari fino ad oggi. E la presa di coscienza della tragedia che ha colpito chi era nei campi nazisti e chi a casa non sapeva nulla del destino dei propri cari, non può essere passata sulle vostre menti e sui vostri cuori senza un minimo di riflessione, senza una reazione. Questa è la memoria che io intendo e che è lo spirito più autentico del Premio Nazionale Giovanni Grillo, perché scavando nella memoria troviamo anche l'ispirazione per un nuovo e più intenso impegno civico, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Non scopro nulla di nuovo
se dico che la vicenda degli internati militari è stata spesso trascurata sia dal punto di vista storico-culturale sia sul piano politico. È successo e succede ancora. Ci sono voluti 60 anni per rendere finalmente giustizia ai martiri delle foibe e dedicare loro il 10 febbraio il giorno del ricordo. E anche questo è una tessera ricomposta nel grande mosaico della memoria di cui oggi siete un piccolo ma prezioso tassello. Grazie a voi ricordiamo oggi tante giovani vite che hanno amato la patria e sacrificato la loro vita per dei valori che oltrepassavano la loro stessa vita. Perché la parola patria, che è una parola non ideologica, coincide esattamente con il suo significato in tante lingue. La terra dei padri e dei padri e dei padri. La patria accoglie lo spirito di un popolo, le sue radici, le sue pagine luminose e quelle buie, i suoi valori, il suo carattere, la sua cultura, la sua religione. A questo forziere millenario noi guardiamo e da questo un popolo deve continuamente ripartire per trovare la sua collocazione autentica di fronte alla storia. L'eco dei versi dell'articolo 52 della nostra Costituzione risuona come un canto. Difendere la patria è un dovere sacro. Gli internati militari, rifiutandosi di aderire al nazifascismo, sacrificarono volontariamente e consapevolmente la loro vita, indicando così la via dell'impegno in difesa del paese ed aprendo la strada a un cammino nel segno della democrazia e della pace. Nelle loro coscienze, prima ancora che nella Carta Costituzionale Repubblicana, questo dovere era avvertito come cogente e ineludibile. La difesa della patria è dunque un patto morale che risiede non solo nelle armi, ma nelle azioni di solidarietà, nell'amore per il dialogo e nel rispetto dell'altrui sentire. È un impegno che richiede a ciascuno di noi di contribuire alla tutela dei valori fondamentali della nostra Repubblica. Grazie a tutti voi. Grazie. Cedo la parola ora alla professoressa Maria Costanza Cipullo in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buonasera a tutti, soprattutto a voi ragazzi. Vi vedo un po' intimoriti, perplessi, però bellissimi come sempre. Questo io ho l'onore ogni volta di partecipare a queste premiazioni come Ministero dell'Istruzione e del Merito e devo dire che mi commuove ogni volta vedervi attenti e mi commuove ancora di più quando nelle commissioni con le associazioni o le fondazioni esaminiamo quello che voi riuscite a fare. Devo dire ci emoziona tantissimo questo e la dottoressa Grillo qui presente me lo conferma. E veramente ben guidati, informati, con le giuste stimolazioni riuscite a dare tantissimo. Quindi io intanto saluto e ringrazio l'onorevole Moulet per l'intervento di prima, sappiamo che è dovuto correre via, e la dottoressa Gigliello a cui sono legata. È stato un bellissimo incontro, ci conosciamo non da molto, però lavoriamo insieme e lei abbiamo colto tutte e due, siamo in sintonia sul grande amore che abbiamo per voi ragazzi, per la scuola, per l'impegno che ogni giorno ci mettono i docenti, nonostante le difficoltà, insomma, che sappiamo dovete superare. Io passo subito ad introdurre un attimino, perché hanno già parlato meglio di me, più di me, sia l'onorevole Moulet che la dottoressa Michelina Grillo. E parliamo un attimo del concorso. È un concorso che è arrivato alla nona edizione, quindi pensate, io l'ho visto nascere, devo dire, e poi l'ho dato anche ad altri per curarlo e farlo crescere. Ora me lo sono ripreso più grandino, il peggio l'hanno fatto gli altri, devo dire. Oggi raccogliamo una bella partecipazione da parte delle scuole che è cresciuta negli anni, e quindi questa nona edizione veramente ci dà un concorso
che è maturato, devo dire, e ci sta dando tanta soddisfazione. Il premio Grillo, è, come lo sapete, ci avete lavorato, è dedicato alla memoria di Giovanni Grillo e di tutti gli internati militari italiani. E teniamo viva la memoria di coloro che hanno dato la loro vita e che noi, a cui noi oggi dobbiamo dare e fare i nostri ringraziamenti. Ma io ringrazio la dottoressa Michelina perché quest'anno ha puntato molto sull'importanza della memoria. La memoria è fondamentale, ma è fondamentale tutti i giorni, nella vita, sempre, ricordare il passato, soffermarsi oggi, come avete fatto voi, studiando i documenti, ritornando appunto alla storia di quei momenti tragici che abbiamo vissuto e che hanno vissuto i nostri antenati, per rielaborarlo, per dargli anche una giusta collocazione, una giusta visione. E questo non basta, perché fatto questo dovremmo poi fare tesoro di questa memoria per poter migliorare il nostro futuro. Purtroppo non sempre accade, però noi, voi giovani, ci dovete provare. Quindi io rileggendo, risentendo alcune cose, mi piaceva riportare quello che ha detto ieri il Presidente della Repubblica in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione. Penso che molti di voi l'hanno sentito, no? Imparare per una pace duratura. Questa è una, sono due parole, insomma, però ecco, io vi invito a riflettere e a tornarci su quello che ha detto ieri il Presidente della Repubblica. Ci ha consegnato qualcosa di importante, un messaggio che, su cui riflettere per poter poi lavorarci sopra. Come Ministero dell'Istruzione e del Merito noi collaboriamo tra istituzioni, vedete oggi siamo qui, e lavoriamo e collaboriamo con tante associazioni e fondazioni come quella della dottoressa Grillo. Perché insieme cerchiamo di costruire, insieme ai docenti, quindi alla scuola, i nostri futuri cittadini che si muovono nel solco delle regole della democrazia, che è un bene prezioso che dobbiamo continuare a coltivare e in cui io vi auguro di continuare a crescere. E soprattutto cittadini che sappiano e che abbiano a cuore il loro paese. Un paese, lo sapete, bellissimo, travagliato, però un paese che dà tanto e che ci deve far riconoscere il sentimento dell'appartenenza, che è importante. Io ringrazio sempre i docenti per tutto il lavoro che fanno, perché sono delle guide fondamentali in questa costruzione che noi sosteniamo come Ministero. E quindi niente, vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto, per quello che fate, siete veramente bravi, devo dire, e continuate così. E un'ultima cosa, vi voglio condividere con voi un ricordo che mentre arrivavo qui mi è tornato in mente. Quando andavo a scuola c'era una professoressa che ci ripeteva sempre: ricordatevi che nella vita non sapete quello che vi capiterà da grandi, no? Potreste anche perdere tutto, però c'è un bagaglio che vi dovete portare dietro e lo dovete accrescere, dovete farlo diventare sempre più pesante, che è quello della cultura, quello della storia, dello studio della storia, la lettura, le esperienze e le emozioni che vi danno questa esperienza. Quello che vi dà tutto questo non ve lo potrà togliere nessuno, quindi crescete in questo senso e coltivatelo questo bagaglio per tutta la vita, che è importante, vi permetterà di sopravvivere anche nei momenti più difficili. Io vi ringrazio ancora e proseguiamo con i prossimi interventi. Buon lavoro. Ringrazio la professoressa Cipullo e prego il generale di squadra aerea Alberto Biavati, in rappresentanza dell'aeronautica militare, di intervenire. Grazie. Grazie dottoressa, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vorrei vedere chi sono i parmensi qui.
nascete in minoranza, eh? Due dei miei tanti figli sono nati a Piacenza. E vorrei anche sapere chi sono i Venetian. Ah, solo due, tre, quattro, tutti qua. Mega minoranza. Bene, ho comandato Istrana, provincia di Treviso. E quelli che stanno vicino ad Aviano, chi sono? I pordenonesi. Ah, stiamo crescendo nei numeri, quindi sono convinto che quelli che sono più di tutti sono i fiorentini, città grande. Dove sono i fiorentini? Ah, ecco, vediamo che si riescono, però i migliori di tutti sono quelli di Meta di Sorrento, giusto? Eccoli là, ottimo. C'ho un carissimo collega, non vi dico il nome, dico solo il cognome, Maresca, che è di Meta di Sorrento. Persona squisita, meravigliosa, che fa onore alla vostra meravigliosa città. Innanzitutto vi siete portati dietro i vostri professori e maestri? Sì? Cioè professori, scusate, voi siete tutti grandi. Ve li siete portati dietro? Bene, adesso vi farò scoprire che è meglio avere certi professori che gente come me intorno, perché vi faccio subito tre domande. La prima domanda è: dove siete? Chi è che mi sa rispondere? Dove siete in questo momento? Vai. Bravissimo. Lo sapete quando sono entrato io per la prima volta alla Camera dei Deputati? Questo non siete tenuti a saperlo, ma a 53 anni. Quindi il fatto che voi siate qua adesso, alla vostra età, significa che siete bravi. Siete veramente bravi, perché queste istituzioni sono le istituzioni alla base della democrazia di cui le due dottoresse prima di me vi hanno già parlato. La democrazia che vi fa stare bene, tranquilli, e vi porta a poter vivere, speriamo a lungo, una vita tranquilla e libera. La seconda domanda, perché vi ho detto sono peggio dei vostri professori. La seconda domanda è: perché siete qui? Mi risponde qualcuno, non di Meta di Sorrento, che cavolo, sempre Meta di Sorrento, avanti. Perché siete qua? Perché hai ritirato un premio? E perché è che avete vinto, bravissimo, quindi ancora bravi, siete bravissimi, perché io di concorsi, finché stavo alle superiori e alle quelle che si chiamano medie, quindi alle scuole secondarie, inferiori e superiori, non ne ho mai vinto uno. Quindi siete, se non altro, più bravi di me. Voi dite magra consolazione, però io vi dico, secondo me siete veramente bravi. E l'ultima domanda, questa sono convinto che nessuno sa rispondere, per quale motivo io, che ripeto sono entrato per la prima volta alla Camera dei Deputati a 53 anni, che non ho mai vinto un premio, mi trovo qui oggi? Ecco, lo sapevo che non sapevate rispondere e questo mi fa molto piacere, perché questo vuol dire che vi posso spiegare qualcosa io. Qui sono più bravo di voi, e cioè sono qui perché sono un ufficiale dell'Aeronautica Militare. L'Aeronautica Militare ha patrocinato questo evento. Cosa vuol dire patrocinio? Lasciamo stare la parte giuridica perché qui non sono assolutamente bravo, ma noi abbiamo patrocinato perché la persona a cui è intitolato questo titolo e le persone che questa persona rappresenta erano militari. Gente come me, come il mio collega che è qui, come altre 150.000 persone che adesso in Italia fanno parte delle forze armate, che sono figli, padri, fratelli, sorelle, genitori, che in questo caso hanno dovuto soffrire più di tanti altri. E perché l'hanno fatto? Perché, come è già stato detto dall'onorevole, come è stato detto dalla dottoressa, perché hanno creduto in qualcosa, hanno creduto in un giuramento, hanno creduto nel fatto che per raggiungere determinate cose che noi oggi abbiamo, tutti quanti noi, me in primis da più tempo di voi, c'è bisogno di dare anche la vita. Noi militari ci differenziamo da tutti voi, perché quando facciamo il giuramento, oltre a giurare fedeltà alla patria, mettiamo in gioco, diamo la disponibilità di mettere in gioco la nostra vita, per istituto, per contratto di lavoro, chiamiamolo così. Per questo l'Aeronautica è voluta venire qui ad essere patrocinio di questa bellissima manifestazione che premia ragazzi e ragazze che saranno il futuro della nostra patria. Questo premio che voi oggi ricevete, lo ricevete perché siete bravi, anzi bravissimi a mio avviso, ma lo ricevete per un motivo molto semplice,
perché come vi è stato detto dovete essere voi i custodi e i diffusori di quella memoria senza la quale, come è già stato detto, non esiste una nazione. La nostra nazione sarà sempre grande finché avrà la memoria di quello che i nostri bisnonni, i nostri nonni, i nostri padri e i nostri figli, quando sarete grandi, faranno, avranno fatto e faranno sempre. Quindi ricordatevi questo, per favore. È importante che riportiate nelle vostre case, nei vostri cerchi di amicizia e soprattutto nel vostro cuore, finché vivete, e con tutti quelli con cui avete a che fare, che oggi siete stati bravissimi, perché siete stati in grado di interpretare nella maniera corretta un concetto vitale per una nazione, che è la memoria del passato, da cui che si custodisce e dalla quale si impara per migliorare il futuro. Voi siete la nostra speranza. Io mi auguro vivamente che possiate avere sempre maggiori successi, ma le basi mi sembra che le avete già messe, perché siete stati già eccezionali fino adesso. Mi auguro che i premi continuino ad arrivare, perché sicuramente se ve lo siete meritato ora, ve lo meriterete anche in futuro. Ma soprattutto mi raccomando, fatemi una cortesia, anche se non mi conoscete, un piacere personale: custodite e portate nel vostro cuore la memoria di questo giorno e dei motivi per i quali voi siete qui. La vostra bravura in primis, che vi deve portare avanti nella vita, e il motivo per cui la vostra bravura vi ha permesso di essere qui. Grazie ancora e una buona giornata a tutti. Grazie, grazie generale Biavati. Prego il dottor Roberto Natale, direttore di RAI per la sostenibilità, di intervenire. Grazie. Buon pomeriggio ragazzi e ragazze, buon pomeriggio agli insegnanti e alle insegnanti, e un grande grazie come ogni anno alla Presidente Grillo, che ogni anno sa toccare le corde del nostro cuore e del nostro intelletto e ci fa commuovere e ci fa pensare. Anche noi, come ricordava adesso il generale Biavati a nome dell'Aeronautica, diamo il nostro patrocinio a questo premio. RAI per la sostenibilità è il settore RAI che si occupa di ambiente e diritti umani, e di diritti umani qui stiamo parlando nella maniera più nobile. Io sono un giornalista, oggi un dirigente del servizio pubblico. La RAI, come sapete, fa tante cose: fa informazione, fa intrattenimento, fa musica, fa teatro, fa cultura, fa cose leggere, cose meno leggere. Però credo che se dovessimo sintetizzare quello che di importante, davvero importante, fa il servizio pubblico, è tener viva la memoria del Paese. Stiamo festeggiando, forse l'avete sentito in queste settimane, i 70 anni della televisione pubblica, i 100 della radio. E al di là delle cifre tonde, l'importanza sta nel fatto che possiamo mettere a disposizione di tutti e tutte l'archivio di quello che siamo stati, ricordarci quello che siamo stati. Sull'importanza della memoria ha detto parole molto belle il vicepresidente della Camera Mulè, la presidente Grillo. A me veniva da pensare, venendo qui, che della memoria abbiamo bisogno tutti, ma ha bisogno persino l'intelligenza artificiale. Non so se ci abbiate pensato in questi giorni, in cui non chiederò sulla scia del generale, non farò la domanda chi di voi usa ChatGPT, anche perché la risposta dovreste darla in presenza degli insegnanti, ma anche l'intelligenza artificiale ha bisogno, per poter funzionare, di addestrarsi, di riempirsi di memoria. Forse ne avrete letto in queste settimane, sono le polemiche di queste settimane su come si addestra l'intelligenza artificiale, da chi prende i suoi contenuti, come costruisce la sua memoria. Ecco, dicevo, la RAI ha il compito di tenere viva la memoria. Mi fa piacere ricordare in questi giorni, spero che vi sia capitato di guardarlo, ma se no c'è sempre RAI Play per recuperarlo, sono le settimane in cui sta andando in onda La Storia. Su Rai 1, bellissima fiction, tratta da uno straordinario romanzo della mia adolescenza, quando uscì nel 74, avevo 16 anni, ed è una delle tante, tante offerte Rai.
da tifoso del servizio pubblico, più ancora che da dirigente del servizio pubblico, fatemi dire quale ricchezza di memoria possiamo mettere a vostra disposizione. Dirà tra pochi minuti il collega Giannotti dell'offerta di Rai Storia, legata a questa specifica ricorrenza, alla tematica nobilissima degli internati, ma Rai Play è davvero uno scrigno ricchissimo. Spero, credo che insegnanti e insegnante sappiano che lì si può trovare materiale per costruire lezioni, approfondimenti. Avevo fatto qualche giorno fa il calcolo delle decine di contributi in occasione del prossimo giorno della memoria, sono online, inchieste, materiali d'archivio, la voce di Primo Levi, cartoni animati, opere teatrali, tutte dedicate a questo grande, nobilissimo tema. Fatene uso e se qualcosa in più vi piacerebbe trovare lì, per favore fatelo, chiedetelo, scriveteci dicendo ci piacerebbe che la RAI ci fornisse anche questi servizi. Una RAI che, fatemi sottolineare con orgoglio, manda in onda la storia, mentre su altri canali va in onda il Grande Fratello. Nessuna demonizzazione di chi si distrae a guardare il Grande Fratello, però se vi distraete a guardare il Grande Fratello poi recuperate la storia su Rai Play, perché della memoria abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, ragazzi e ragazze, perché mi sento di dirvi, voi siete di una generazione meno fortunata di quanto sia stata la mia. Quando avevo la vostra età, permettetemi questo accenno che può sembrare paternalistico, la guerra non era un dato così presente e vicino come oggi. Voi da mesi e tutti noi vediamo telegiornali, ascoltiamo giornali radio, leggiamo giornali in cui non manca mai la parola guerra. Da 2 anni, fra pochi giorni saranno 2 anni dalla terribile invasione russa dell'Ucraina, dal 7 ottobre la tremenda strage perpetrata da Hamas contro cittadini e cittadine di Israele e poi la risposta durissima e ancora in corso di Israele nei confronti del popolo palestinese. Avete bisogno di memoria anche per orientarvi in questi sanguinosissimi grumi di oggi, perché molto spesso, anzi sempre, le radici di quello che sta avvenendo affondano in quel periodo. Dunque ne avete bisogno e fatene un uso migliore di quanto ne abbiamo saputo fare noi, quelli della mia generazione. Avete bisogno di conoscere quella storia per capire come orientarvi nella storia di oggi, in questa cronaca dolorosissima, e magari provare, ciascuno per le proprie possibilità, a indirizzarla in una maniera meno pesante, meno dura, meno crudele, meno piena di morte. L'ultimo accenno lo faccio perché anche a me emoziona stare in questo luogo, la sala della regina dentro la Camera dei Deputati. Io ho avuto la fortuna per qualche anno fa, di lavorare dentro questo luogo e ringrazio anch'io la dottoressa Gigliello e attraverso di lei ringrazio tutti i dirigenti, le dirigenti, i funzionari e le funzionarie di questa Casa della Democrazia. L'ultimo accenno, parlando del luogo nel quale oggi siamo ospitati, lo faccio in particolare rivolgendomi alle ragazze. I ragazzi non si offenderanno, ma se non avete avuto tempo per fermarvici all'entrata, all'uscita per favore state 10 minuti nel luogo che è qui. C'è una sala, si chiama Sala delle Donne, non fatevi distrarre dai busti che ci sono in marmo in altre aree di questo piano nobilissimo. La Sala delle Donne è la storia delle donne nella democrazia italiana, perché come ricordava la Presidente Grillo, le donne, voi donne, fino al 46, anzi per la precisione fino al 45, non potevate votare. Qui c'è una bellissima storia per immagini della forza della democrazia italiana e del ruolo che hanno avuto le donne nella democrazia italiana. Troverete le immagini delle prime 21 componenti dell'Assemblea Costituente, delle prime donne che sono state sindache in Italia a metà degli anni 40, nella seconda metà degli anni 40,
le prime presidenti di regioni, la prima donna che fu ministro, Tina Anselmi, la prima donna che fu presidente della Camera, Nilde Iotti, la prima donna che fu presidente di una giunta regionale in Abruzzo negli anni Ottanta. È incredibile pensare che solo pochi decenni fa c'è stato bisogno di abbattere quei muri. Troverete anche lo specchio che indica l'unica alta carica che ancora non è stata ricoperta da una donna, quella di Presidente della Repubblica. E vicino c'è una bellissima scritta che dice a voi ragazze, guarda quello specchio, quella donna potresti essere tu. Ecco, la forza della memoria, la forza della democrazia. Grazie ancora ragazzi, ragazze e insegnanti. Grazie al dottor Natale. Prego il dottor Giuseppe Giannotti, vice direttore storia anniversari diversi di Rai Cultura. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio naturalmente la Camera dei Deputati e il vicepresidente Mulè per questo invito, i relatori che mi hanno preceduto e gli studenti e gli educatori. Io so che in questa occasione io posso fare anche del proselitismo, immagino, proprio perché se siete attenti e raccontate di storia, io sono uno di coloro che lavora per il canale Rai Storia. Anzi, anch'io inizio con una domanda. Qual è il numero del canale Rai Storia? Bravissima, 54. Questo è fondamentale per poter vedere il canale del servizio pubblico dedicato proprio a uno dei fulcri dell'identità del nostro paese. E allora vi voglio raccontare quello che vedrete, che potreste vedere in questi giorni proprio relativamente alla storia degli internati militari italiani. Noi domani 26 gennaio avremo tutta la prima serata dedicata a questo tema, partendo con una puntata di Passato e Presente alle 20:30, in cui Paolo Mieli con Chiara Colombini cerca di affrontare il tema a grandi linee, e poi invece entriamo nello specifico con un documentario che racconta le vicende di Vittorio Vialli. Vittorio Vialli in uno dei vostri è stato raccontato, ne parlate anche voi. Vittorio Vialli era un tenente degli Alpini che ha vissuto l'esperienza di internato militare, ma l'ha anche fotografata, aveva una macchina fotografica e lui ha realizzato 450 fotografie che raccontano specificatamente la vita nei campi e raccontano la vita di alcuni suoi compagni di sventura, come ad esempio lo scrittore, il grande scrittore Giovannino Guareschi. Dopo di questo manderemo un altro racconto, fatto però negli anni in tanti anni fa, nel 1974 dalla RAI. Si chiama I giorni della nostra storia, è una serie di Stefano Munafò, e allora nel 1974 è uno dei primi momenti in cui il tema degli IMI viene portato alla luce del giorno. Poi il nostro dopoguerra c'è stato un oblio rispetto al tema degli IMI, come c'è stato anche un oblio rispetto alla Shoah, un po' perché coloro che sono stati testimoni di questi eventi non riuscivano anche personalmente proprio a raccontarlo. Ci sono Semi Modiano, uno degli ultimi rimasti testimoni della Shoah, che è tornato da Auschwitz, non la moglie non sapeva che lui fosse stato ad Auschwitz e i figli non l'avevano saputo fino all'inizio degli anni 90. Questo proprio per un blocco psicologico, proprio ho cercato di nasconderlo, ma questo blocco è stato anche un blocco culturale del nostro paese. Ci siamo ritrovati alla fine della Seconda Guerra Mondiale di nuovo in un conflitto a bassa intensità, come era la Guerra Fredda, in cui eravamo alleati di coloro che ci avevano combattuto e anche della Germania con cui eravamo prima, e quindi questo ha portato a delle amnistie, ha portato a quello che viene chiamato l'armadio della vergogna, un armadio che è stato nascosto nelle procure per non poter procedere contro i responsabili in Italia, i responsabili nazisti che in Italia hanno fatto delle stragi. Ma noi questo non lo potevamo raccontare perché eravamo anche noi a nostra volta
colpevoli nei luoghi che avevamo occupato. E quindi questo ha portato che fino agli anni 90 questo oblio è rimasto. La prima volta che per esempio in Italia si è parlato di guerra civile è stato alla fine degli anni 90, in cui si è cominciato a capire che c'erano, che gli italiani avevano scelto su due campi, ma questo ce l'eravamo dimenticato. Nel 2000 è arrivata la legge che ha istituito il giorno della memoria, che è dedicato alle vittime della Shoah e a di tutte le minoranze che la follia nazista ha cercato di eliminare, e anche ai deportati militari e politici italiani che sono arrivati nei campi di concentramento. Erano più di 600.000 persone, di questi più di 20.000 sono morti direttamente nei campi e molti altri, come il padre della presidente Giovanni Grillo, sono morti di consunzione tornando nel loro paese per quello che hanno visto. Vi voglio aggiungere un'altra cosa rispetto alla memoria. Sono d'accordo che la memoria è un elemento fondamentale, ma la memoria esiste un ossimoro, si dice sempre memoria condivisa. Allora, la memoria non può essere condivisa perché rappresenta, soprattutto quando è dolorosa, un meccanismo di contrasto. Voi immaginate un internato militare che ha vissuto quell'esperienza e un altro italiano che invece ha giurato fedeltà ai nazisti ed è entrato nelle formazioni che combattevano insieme ai tedeschi. È evidente che le loro memorie non possono essere condivise. Hanno delle memorie sicuramente dolorose per molti elementi che si contrappongono. Che cos'è che riesce a far lievitare queste memorie e a trasformarle in un elemento dell'identità del paese? È la storia, il lavoro degli esperti, degli scienziati che con rigore scientifico portano avanti questo studio, che deve unire quello che sono le memorie individuali o sociali, ma che non rappresentano il racconto che deve essere mantenuto all'interno del paese, e costruiscono, utilizzando le memorie, utilizzando le fonti, i documenti, quello che trovano negli archivi, tutto quello che, e perché infatti, ritornando al fatto che c'è stato quell'oblio fino agli anni 90, uno dei motivi per cui da quel momento si è cominciato a sapere molto di più è perché con la fine della Guerra Fredda, con l'abbattimento del muro di Berlino, si sono aperti anche tutti gli archivi di tutti i paesi che stavano all'interno del Patto di Varsavia e anche i nostri archivi, e tutto questo ha permesso agli storici di poter confrontarsi e di poter trovare quelle verità che uniscono le nostre memorie e ci permettono insieme di portare avanti la nostra comunità. Rai Storia, canale 54, domani dalle 20:30 la giornata dedicata agli internati militari, e comunque anche il 27, ma anche il 28, ci sono molti altri documenti e racconti tratti anche o prodotti adesso, ma anche, come diceva prima il collega Roberto Natale, tratti dagli archivi delle nostre teche, in cui appunto le memorie è pieno di memorie e di testimonianze che, con l'aiuto degli storici che collaborano con il nostro canale, gli diamo un rigore scientifico e li presentiamo a voi. È tutto su Replay, anche quello che va lineare su Rai Storia si trova sempre su Replay, tutti i materiali messi a disposizione per voi che state cercando di farci concorrenza. Ho visto complimenti a tutti quanti per quello che avete fatto. Grazie mille. Grazie, ringraziamo il dottor Giuseppe Giannotti e qui termina la prima fase degli interventi e ora entriamo nel vivo della premiazione. Prego la professoressa Cipullo di procedere alle 5 premiazioni. Grazie. Questa è la parte più bella. Allora, gli applausi.
Allora, per gli istituti, il premio, come sapete, era dedicato agli istituti secondari di primo grado e a quelli di secondo grado. Iniziamo con la premiazione. Per gli istituti secondari di primo grado, il premio è stato attribuito all'elaborato Quello che le foto ci dicono. È un video, presentazione sito internet, realizzato dalla classe seconda B della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Polcenico, istituto comprensivo statale Andrea Zanzotto di Caneva e Polcenico Pordenone. Allora, la motivazione per cui noi abbiamo insieme condiviso la premiazione di questa scuola è la seguente. Attraverso la realizzazione del sito, Quello che le foto ci dicono, i ragazzi sono riusciti a coniugare la ricerca delle tracce del passato con i più attuali strumenti di comunicazione e di divulgazione. Il rigore della ricostruzione, la creatività nell'ideazione degli strumenti narrativi, l'originalità della prospettiva dell'indagine, che privilegia la fotografia quale mezzo possente di narrazione e di evocazione, fa dell'elaborato delle classi vincitrici una grande opera corale, che sottolinea l'impegno degli allievi e la passione del docente coordinatore, autentico maestro di bottega. Vediamo ora il video. Allora, complimenti e invitiamo la classe seconda B ad avvicinarsi al tavolo per essere premiati. Prego. Veloce, senza indugio.
parlarci? Funziona? Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi della classe seconda B dell'istituto secondario di primo grado di Polcenigo. Abbiamo creato questo sito per raccontare un singolo e unico argomento, il significato di libertà inteso come bene comune. Per spiegare al meglio il significato di queste parole, abbiamo preso in esempio due personaggi storici. Il primo si chiama Vittorio Vialli. Nel 1941 verrà arruolato in Albania e Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'armistizio nel 1943 tra l'Italia e gli alleati, verrà catturato dai tedeschi, e essendosi rifiutato di combattere insieme ai nazisti, verrà arrestato e deportato nei campi di prigionia polacchi, diventando così un internato militare italiano, o IMI. Però durante la perquisizione riuscirà a nascondere, grazie all'aiuto di un suo amico, una macchina fotografica con cui riuscirà a scattare circa 500 foto. Oggi tutte queste foto sono esposte in mostre momentanee o permanenti in diversi musei d'Italia. Buongiorno a tutti. Il secondo personaggio è Francesco Malavolta, un fotogiornalista della Calabria, impegnato da oltre 20 anni nella documentazione nei flussi migratori. Facendo questo lavoro si è spinto fino ai confini d'Europa, sempre più blindata e difficile da raggiungere. Con le proprie foto ha testimoniato la mancanza di libertà. La classe si è divisa in compiti da svolgere. Alcuni alunni hanno creato e progettato il sito. Altri hanno raccontato la storia di Francesco e Vittorio, e altri alunni hanno realizzato dei disegni ispirandosi alle foto di Francesco e Vittorio. La classe ha lavorato tutta quanta nella stessa stanza, in modo di darci anche una mano a vicenda. Vuole aggiungere altro? No. Comunque devo dire che oltre ad essere bravi sono anche belli. Complimenti. Allora, consegniamo il premio, lo consegna il generale Alberto Biavati e il direttore di RAI per la sostenibilità, il dottor Roberto Natale. Tu che ricevi, loro hanno lavorato, tu ricevi. Allora. Complimenti. Grazie. Benissimo, bene, grazie, vi potete accomodare. Allora, passiamo ora alla menzione speciale che è stata data all'elaborato La marcia del soldato. È una canzone realizzata dalla classe seconda B della scuola secondaria di primo grado, istituto comprensivo statale Buonocore, Fienga di Meta, Napoli. La motivazione: per aver rappresentato con la canzone La marcia del soldato il dramma degli internati militari italiani. Ed è veramente significativo che proprio nella patria di quel genere che il mondo ci invidia
e che da Francesco Paolo Tosti e i grandi epigoni della canzone napoletana ha marcato un lungo tratto della nostra tradizione musicale, la classe di Meta abbia voluto in qualche modo dimostrare quanto la musica riesca a tradurre pensieri complessi, sentimenti ed emozioni con un'immediatezza che arriva direttamente al cuore. Un bravo di prammatica a docenti e allievi e un bis di augurio per non smettere mai di essere i fautori del proprio avvenire. Ascoltiamo ora la canzone. Comincia qui la marcia del soldato, un triste e freddo giorno di febbraio, con l'8 di settembre l'inganno della storia fu catturato prigioniero, in un battibaleno cambiò la propria vita, si infrazzero i bisogni d'or. Arriva a campo dopo un viaggio orrendo, la gola in fiamme per il gel tremendo, sul treno fatto solo per trasportare cavalli, la silenziosa valle lì, a Fürstenberg da prima, ad Umberlut di poi, guardo il tramonto degli eroi. E si marcia nella neve, ci si rotola nel fango, ma nella mente sempre un bianco malinconico di libertà. Quindi invitiamo adesso la classe seconda B della scuola secondaria di primo grado di Meta di venire e avvicinarsi per ritirare il premio e dirci due parole su come è nata questa canzone.
Il testo della canzone che abbiamo ascoltato è ispirata alla vita di Mario Russo, mitese come noi, che ci ha lasciato centenario il 29 dicembre scorso ed era probabilmente l'ultimo internato militare italiano. La nostra canzone, La Marcia del Soldato, è ispirata a lui. Mario Russo era un giovane soldato italiano quando, dopo l'8 settembre nel 1943, fu catturato sulla sua nave a largo di Pola e fatto prigioniero dai tedeschi. Cominciò per lui un lungo viaggio di deportazione, prima a campo di Fürstenberg, poi ci fu un trasferimento a quello di Dumberlung. Mario Russo ha raccontato nelle sue memorie l'orrore dei viaggi in condizioni disumane e le difficili condizioni del campo. Oltretutto, lui e i soldati italiani che stavano con lui subirono poi un altro trasferimento al campo sommergibile di Betasom di Bordeaux, che verso la metà del 1944 fu liberato dai francesi, per cui gli italiani, come prigionieri di guerra nemici, furono tenuti ancora prigionieri ai stessi francesi. Quindi Mario Russo e gli internati militari che erano con lui praticamente subirono una doppia prigionia fino ai primi dei mesi del 1945, quando il campo di Bordeaux fu poi liberato definitivamente e Mario Russo, come altri, fu affidato alla Croce Rossa Internazionale. Abbiamo realizzato questo brano, La Marcia del Soldato, grazie all'aiuto del professore Gennaro Vespoli per le musiche e del professore Salvatore Iorio per il testo, e abbiamo provato a raccontare proprio questa esperienza del giovane soldato, il viaggio verso il primo campo di deportazione e l'esperienza terribile di privazione e di sofferenza del campo, il trasferimento nel campo francese e quindi la seconda prigionia e poi la liberazione alleata, invitando chi ascolta a conservare il valore della memoria e sulla scorza dell'esempio di Primo Levi, ricordando quello che succedeva nei campi, quando, come si dice nel coro della canzone, si lottava per un pane, una coperta, un paio di scarpe, mentre nella mente risuonava solo una canzone di libertà. Ringraziamo ancora tutti quelli che hanno deciso di dare una menzione speciale a questa canzone, la Fondazione Premio Grillo, la giuria e gli ospiti della Sala Regina di Montecitorio, la nostra dirigente Esther Miccolupi e i nostri professori. Ancora un grande grazie a tutti. Grazie, bravissimi. E consegna adesso il premio la dottoressa Michelina Grillo e il direttore RAI per la sostenibilità. Tocca, Roberto Natale. Bravi. Allora, passiamo all'altra menzione speciale. Allora, la seconda menzione speciale è andata ad elaborato giorno 22 novembre, un video realizzato dalle classi seconda F e terza B della scuola secondaria di primo grado, istituto comprensivo statale Dante Alighieri di Salzano, Venezia. Intanto un applauso. Il premio, anzi la menzione speciale, è stata data con la seguente motivazione: per aver saputo riprodurre in chiave attuale il valore e il sacrificio di chi ci ha preceduto nel riaffermare sulla propria pelle e a qualunque sacrificio i principi fondanti della nostra Repubblica e di tutte le autentiche democrazie. Alla bravura tecnica nella costruzione del video si è accompagnata la scelta di affidare a particolari autobiografici il compito di generare emozioni forti che scuotono le coscienze e richiamano tutti noi al dovere di coltivare e alimentare la memoria del passato.
E così la tutela della patria, dei nostri internati, diventa un ideale testimone alle giovani generazioni. Qui sarà chiesto di guidare il nostro Paese per renderlo più prospero e più giusto. Vediamo ora il video. Nella momenti terribili che ho vissuto. Tutti qui cercano di farmi sentire amato e al sicuro. Allora invitiamo adesso le due classi, la seconda F e la terza B, dell'Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Salzano, Venezia, a parlarci di questo bellissimo video. Prego. Il video che abbiamo realizzato e presentato al concorso Giovanni Grillo è in onore suo e di sua figlia. Il titolo del video, giorno 22 novembre, si riferisce a un momento intimo tra padre e figlia, quando lui, segnato dalla guerra, la aiutò a scrivere un tema di italiano. Così comincia il video, con le voci toccanti e le testimonianze dei soldati sopravvissuti. La memoria prende vita, entra nelle aule e nei cuori degli alunni, come se questi cari nonni ci avessero raccontato le loro testimonianze. Del periodo di guerra, un ragazzo in particolare, Stanislav, ricorda i dettagli dell'esperienza.
Questo ci ha fatto riflettere sull'articolo 52 della nostra Costituzione, che prevede la possibilità per i cittadini di svolgere servizio civile come volontari. Questo articolo può essere collegato all'impegno degli alunni nell'imparare a prendersi cura degli altri, come nel video gli amici di Stas lo aiutano a consolarlo e a svegliarsi dall'incubo. Vivere una pagina di storia ci ha permesso di capire quanto sia toccante questo argomento e speriamo che sia arrivato nei cuori di tutti voi. Grazie. Grazie. E adesso vorremmo dedicare al nostro compagno Stas una piccola parte di una famosa canzone e speriamo che possiate gradirla. E allora addio. Va bene amore mio. Non sei di nessun altro. E di nessuna io. Lo so quanto ti manco. Ma chissà perché Dio ci pesta come un tango. E ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. Grazie. Allora, consegnano la targa ricordo il generale Alberto Biavati e il vice direttore storia e anniversari di Rai Cultura, il dottor Giuseppe Giannotti. Bene, ora procediamo alla premiazione dei migliori elaborati per gli istituti secondari di secondo grado. C'è stato un ex aequo e siamo contenti perché la bellezza dei materiali che abbiamo ricevuto ci ha dato la possibilità di approfondire e di gioire per i lavori che ci avete presentato. Premio ex aequo per gli istituti secondo grado al cortometraggio Never Forget, realizzato dalla classe quinta A, Istituto Superiore Camillo Rondani di Parma. Motivazione: per aver riproposto in termini di grande originalità e sensibilità artistica l'esperienza degli internati militari italiani attraverso un particolare linguaggio simbolico e comunicativo che ha posto l'accento sul sacrificio e la dedizione di coloro che, sebbene in condizioni di grave prostrazione fisica e morale, non ricusarono di affermare i valori fondanti delle democrazie moderne. Anche in questo caso, ed è significativo il filo rosso che unisce i lavori vincitori, il video riflette il comune impegno di docenti e allievi nella costruzione di un'esperienza di indagine storica che valorizza il ruolo di chi coordina senza protagonismi e la capacità dei giovani di affrontare brillantemente percorsi di apprendimento lontani dalle consuete materie d'aula. Prego la proiezione. Dopo la proclamazione dell'armistizio dell'Italia nel 1943, molti soldati italiani furono deportati in Germania. A questi venne offerta una scelta: continuare a combattere nell'esercito tedesco o essere inviati in campi di detenzione.
solo il 10% decise di arruolarsi. Gli altri furono considerati prigionieri di guerra e successivamente internati militari. Così facendo, tolsero loro le protezioni garantite dalla Convenzione di Ginevra. Gli internati militari furono utilizzati in campi di lavoro, fattorie, servizi antincendio nelle città bombardate e industrie belliche in condizioni di lavoro disumane. Le condizioni di lavoro degli internati militari erano estremamente difficili. Oltre alla pesantezza degli orari settimanali, spesso dovevano lavorare anche la domenica. Nonostante l'intenso impegno lavorativo, non ricevevano un'alimentazione adeguata. Oltre 50.000 dei 150.000 italiani militari morirono nei campi e altrettanti morirono al ritorno in patria alla fine della guerra a causa delle malattie contratte durante la prigionia. Ecco, si avvicinano allora gli autori, i docenti del progetto e il dirigente scolastico, se presente, al tavolo della premiazione. Buon pomeriggio. È un onore per me e per i miei compagni di classe della quinta A dell'Istituto Camillo Rondani di Parma essere qui oggi. Grazie al premio Grillo abbiamo avuto la possibilità di conoscere e ricordare gli internati militari italiani e l'importanza che hanno avuto nella storia. Gli IMI ci hanno insegnato che il coraggio ci dà la capacità di scegliere la strada giusta, anche se non è quella più facile. Il dovere di dire no per non renderci complici. Rievocare la vicenda storica degli IMI è stata un'ottima occasione anche per riflettere sulla nostra storia e sul nostro futuro. Rendere omaggio agli IMI e ricordarli e commemorarli mediante il nostro lavoro non è stato solo un progetto, ma un atto civico per non dimenticare il valore di questi uomini e i valori che loro ci hanno trasmesso. Nel settembre del 1943 600.000 persone furono gli fu tolta la parola dai nazifascisti. Noi oggi abbiamo cercato di potergli ridare. È un onore poter essere i portavoci di queste persone che hanno dato la vita per la loro patria. Questi eroi dimenticati dalla storia, ma al tempo stesso assolti da essa. Grazie a tutti. Consegna la targa, ricordo, il generale di squadra aerea Alberto Biavati e la professoressa Maria Costanza Cipullo. Premio ex aequo per gli istituti secondari
di secondo grado all'elaborato Liberi di scegliere, realizzato dalla classe 4 E, Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini di Firenze. Motivazione: per la particolare spontaneità del lavoro, che ha saputo cogliere con grande espressività, incisività e completezza il non facile tema proposto, riuscendo a trasmettere con un linguaggio di sicuro impatto il valore ineludibile della memoria. La maturità nella realizzazione del video e l'equilibrato rapporto fra insegnanti e alunni confermano ancora una volta il ruolo fondamentale della scuola quale palestra di umanità e cultura, capace di riaffermare attraverso gli strumenti della didattica il ruolo della libertà quale pietra angolare della nostra comunità nazionale. Prego la proiezione. No. 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 Giorgio Gargini, mio nonno, tornato dalla Russia, fu mandato in Francia, fu arrestato e qui nacque la sua seconda storia. Il 9 di settembre fu messo su un treno e il 16 di settembre arrivò a Dortmund. Non si è mai sentito di aver detto no. Era un no che veniva ripetuto spesso perché il tentativo dei nazifascisti non si fermava al primo no. Dopo che un internato aveva detto di no, quei pochi che dicevano di sì, perché erano stati fascistizzati nel profondo, che venivano fatti camminare davanti a chi aveva detto di no con quello che mangiavano i tedeschi, davanti agli occhi degli altri. Vediamo se questo no si trasforma in un sì per via della fame. Circa il 90% degli internati militari disse di no, che fu il primo vero atto di resistenza e fu il primo vero referendum dopo che l'Italia non era più fascista. Quando arrivò al campo non era facile arrivare a Francia, perché venivano date due patate e un pezzo di pane. Sì, i bombardamenti erano quasi quotidiani. Non era un campo di sterminio, però comunque non erano dei parchi giochi. Io vi invito a fare ricerche, perché fare ricerche su queste storie è anche riscoprire se stessi. Prego gli autori del progetto, docenti e alunni, di avvicinarsi al tavolo della premiazione. Questo viaggio è iniziato un giorno qualunque, quando la nostra professoressa Laura Sciortino ci ha proposto di partecipare a questo progetto. Devo dire che all'inizio non sapevamo molto riguardo alla storia degli IMI e insomma tutto ciò che è successo,
ma grazie all'aiuto della nostra professoressa Sonia Mazzoni abbiamo iniziato a fare ricerca, ma soprattutto grazie al preziosissimo contributo di Marco Gargini, che oggi è qui come giornalista, siamo riusciti a ricostruire un po' questa parte della nostra storia che purtroppo a molti è sconosciuta, ma che per fortuna siamo qui per ricordare. Ricordare ciò che i militari, pur sapendo le conseguenze, hanno scelto, hanno avuto il coraggio di dire no ai nazisti. Ciò che con il nostro video abbiamo voluto mostrare è proprio l'importanza di menzionare i giovani, i civili, i militari, quindi le vittime di quel periodo storico che dobbiamo tenere vivo nella nostra mente. A pochi giorni c'è il 27 gennaio, il giorno della memoria, ed è giusto ripensare a ciò che è accaduto per non commettere gli stessi errori e soprattutto per non dimenticare. Grazie. Bene, grazie. Consegna la targa ricordo il generale di squadra aereo Alberto Biavatti, la professoressa Maria Costanza Cipullo e il vice direttore di Rai Storia Anniversari di Rai Cultura, dottor Giuseppe Giannotti. Dobbiamo creare un blocco, qualcosa dove possiamo mettere tutti i lavori per quando le ragazze con la loro mano sarà l'edizione, sarà l'occasione fare il cambio tra regioni civiliate. Allora, grazie ancora. Bene, cari ragazzi, so che avete fretta perché dovete raggiungere con i mezzi del treno, dell'autobus, le vostre città. Lasciatemi dire ancora grazie, grazie perché riscoprite la memoria per riconsegnarcela, grazie perché fate vivere la storia. Con l'augurio più sincero che possiate, a partire dalla memoria, maturare sempre come persone responsabili, critiche e sempre deste, animate dal desiderio di contribuire alla costruzione del bene comune, dando così vita ai valori di civiltà e solidarietà, buona vita e congratulazioni di cuore a tutti voi.